Come vi è venuto in mente di organizzare cene a base di insetti? Sono un alimento che ad oggi è dimostrato essere molto sostenibile e nutriente. Sono buoni, quindi perché no? Questo è, sì, è il grillo con cui abbiamo fatto il pane, è essiccato, semplicemente essiccato. Gli insetti sono in ogni portata, anche il pane a base di farina di grillo. Adesso passiamo al primo piatto, se ve la sentite. Il suo nome scientifico è Zorphobos morio, è una larva che poi diventa un coleottero. E ve lo serviamo con una vellutata di zucca. L'insetto ha un impatto ambientale decisamente inferiore. Quindi sia in termini di acqua consumata che di energia, che di terreno, che di gas serra emesso, la differenza è schiacciante. Sono l'insetto delle proteine sostenibili. Il secondo piatto, una locusta migratoria, servita su un tortino di patate e porri. La locusta viene marinata con olio, un po' di salsa di soia e cotta a 150 gradi per circa un quarto d'ora. E fa bene la locusta? Assolutamente sì. Degli insetti che appunto avete assaggiato stasera è quella con più proteine. Brindisi agli insetti!